Meteo Radio, informazioni del servizio meteorologico dell'aeronautica. Temperature massime di oggi. Torino, 21. Milano, 21. Venezia, 18. Trieste, 18. C'è stato negli ultimi anni un qualcosa, perché 10 anni fa non era come oggi. Con gli agenti per forza. Ecco, era peggio, adesso è un po' di anni che, io parlo a livello locale, poi a livello generale di Mediterraneo. Ma lo vedi anche in giro. Però andando così a fare il bagno, negli scogli uno rivede pesci, i molluschi, cose che per anni erano spariti. Ma basta vedere il porto anche. Tutto progresso, tutto. Basta vedere soltanto lì. Il nostro qui è anche un po' un angolo. Adesso se noi ci basiamo su quello che vediamo qui, va bene, il discorso è limitato ed è verissimo. Non c'erano le alghe sulla spiaggia, c'erano quando ero bambino io. C'è stata una fascia di anni che non si sono più viste alghe, quelli che chiamavamo i pennellini. Era una vegetazione sparita e ritornata. No, quella lì non c'entra niente. Vabbè. Perché lì sono, gli scogli erano nudi, adesso sono di nuovo vestiti, c'è di nuovo una vegetazione. Io mi chiedo, è cambiato qualche cosa? Buttiamo meno scarti, ci sono meno porcherie o la natura si è abituata a queste cose? Qui, ripeto, fa poco testo perché qui industrie non ne abbiamo, ma da Genova ad andare là nel Ponente, dove parecchi fossati, almeno per quello che è stato detto e scritto, hanno buttato tonnellate di scarti in mare, là che cos'è successo? Non lo so. C'è di nuovo la vegetazione, ma se c'è, è la vegetazione di prima? Cioè l'habitat marino, che cosa è fatto? È diventato acido di più, di meno? Le piante si sono abituate, i pesci hanno imparato a filtrare delle porcherie. L'acqua è limpida, ma lo è perché lo è? Lo è perché è pulita, lo è perché è biologicamente a posto? Il discorso di il limpido non vuol dire non inquinare, significa trasparente, ma non significa indenne da determinate benissimo. Comunque penso che ci sia stato un leggero miglioramento. E vedi, forse per la natura, ma anche a livello, diciamo così, di ecologia, di cose, qualcosa, poco, ma qualcosa, io penso che sia stato. Il mare, per conto mio, tanti pesci come questi anni qua non ci sono mai stati. Cioè, i pesci che vedi a galla, perché quando esco al mattino, io 3 mattine esco fuori, sono al timone e guardo un mare, c'è sempre pesce a galla, sempre, tutti i pesci, tutti i tipi di pesci ci sono, che poi non si fanno prendere, un altro discorso.
Il rimorchiatore è più avventuroso che la nave. Lavora da persone piuttosto giovani, proprio come tipo di lavoro, lancia in mare, canotti, attacchi. Un lavoro faticoso. Tanti mi dicono, ma come sei tutto il giorno in mare, cose così. Come tanta gente che naviga, arrivi a casa e te ne vai in barca. Perché a me il mare mi dà tranquillità, pace. Io mi piglio la barca, poi non faccio niente, me ne vado fuori, mi fermo lì, me ne sto lì. Mi sento più vivo, padrone, faccio quello che voglio. Perché poi il mare è bello, c'è una maestosità nelle cose, vede l'infinito un mare. Mi sembra di essere in mezzo alle nuvole o in mezzo al mare, che è la stessa cosa. Sabato e domenica è per tutti. Per tutti, ma il mare è vissuto in una maniera diversa, dico, per fare il bagno. A me piace fare il bagno, ma non è quello il mare che piace a me. Il mare abbiamo sempre tutti preso, non abbiamo mai portato niente. In terra zappano, seminano e nasce. Il mare tutti prendono, da sempre, da quando mondo è mondo, e ci abbiamo sempre buttato tutto. Comunque no. C'è più inquinamento nella zona del porto di Genova che qui o che sì, a Santa Margherita o che a Ventimiglia. Questo avviene in tutti. Perché se c'è il rischio di inquinamento, ma poi qualche cosa si verifica. Vero. Cioè, non è logico che se nel porto di Genova ci sono 50 navi, è vietata la pollution, è vietato tutto quello che volete, ma un pochino fuori ci va. Sì, o dal Premitrecce, o da una cosa, poi, o dall'altra. Dica c'è chi, ma adesso non più, ormai le navi sono diverse, non toglie che il porto è uno specchio d'acqua morto, di conseguenza si gira, ecco, e basta, uno decide di uccidere un pezzettino di mare, certo, non è a pro del commercio, delle cose, perché un porto, anche questo è un porticciolo aperto, cose così, è diverso, se tu chiudi di grande... Ma cosa uccide il porto, secondo voi? Il porto... Secondo me sono le sostanze chimiche. A me il lavoro piaceva, io lo facevo volentieri, me ne sono anche un pochino innamorato del mio lavoro, mi piaceva il rapporto umano. Ero uno degli anelli di unione fra la struttura, fra la classe dirigente, fra il consorzio, fra il porto e queste 800 persone che poi, ripeto, sono andate man mano riducendosi fino a quasi la metà, poco più della metà quando sono venuto via, che sovraintendevano a questo lavoro, portare i vagoni sotto le navi, far scaricare la roba, caricare la roba che dalla nave andava a vagone, ricomporre il treno. Per inciso, il porto di Genova ha un tessuto ferroviario che supera i 100 km, è una città nella città.
c'erano delle lavorazioni le navi cosiddette tradizionali che portavano le merci varie, dove il carico e lo scarico di queste navi era paragonabile a un formicaio. Ogni stiva aveva una squadra di uomini, a terra ce n'era un'altra ed erano sale scendi continuo. E qui la tecnologia ha dato una grossa bastonata. Vento poi del container, che è questo grosso scatolone di metallo. Ci sono delle banchine dove lavorano tre navi e dove per trovare una persona e chiedere che ora è diventa problematico, perché è tutto automatizzato. Perché siamo arrivati al ciclopico? Perché siamo arrivati al gigantesco? Perché la necessità dell'uomo è diventata gigantesca. Stamattina al mercato di Genova hanno portato 20 casse di bughe, ma bughe, invece di tretti l'uno, ce l'hanno portato e sono ritrate indietro. Nel senso che siccome c'era infestato di pesci, arrivano tutte le parti di pesci, arriva. C'era concorrenza a folle, se non c'era niente. Aerea. A tutte le maniere arrivano. Camion carichi di pesci arrivano, ma freschi, bellissimi, niente da dire. Porti le bughe. Il migliore è concepito stranamente, il migliore, la gente è ignorante anche in quello, perché non la buca adesso è buona. Migliore, è diversa, il bello del pesce è che ogni pesce... È che se la mangi d'agosto, è schifezza, non ora è buona. Migliore il branzino dell'acciuga. Il branzino è buono, e l'acciuga è buona perché è un'acciuga. Cioè... E anche questo fatto della pigrizia, del poco tempo, della velocità con la quale si cammina, ma oggi chi fa cucina non ha più voglia di pulire, non ha più voglia di sventrare, non ha più voglia di avere odori a casa. E adesso vai alla Genepesca, vai nei centri dove la roba è surgelata, pulita. È già pulita, preparata, impacchettata, troppo comodo. Addirittura impanata o infarinata. Troppo comodo. Non ho idea di cosa mi sento, del perché, in
piace stare in mare, mi sento bene. Mi piace stare in mare, altro. La pesca è una conseguenza di stare in mare. Può essere ingrato, puoi, a chi non le piace penso che sia un mestiere da lasciar perdere. Se non c'è un po' di passione, se non c'è un po' di interesse, nessuno lo può fare. Quando tiri sulle reti, che cosa si trova dentro? Di tutto, anche i pesci. Dalla bottiglia di vetro, quella di plastica, al sacchetto di nylon, alla scarpa, insomma, aro sul fondo, di conseguenza raccolgo quello che c'è sul fondo. Sapete come sono arrivati i gamberi ieri? Ma io so se qua oggi conviene andare a prendere questa cassetta qua, diciamo nel monte, nella cassettina, forse. Ma avanti così, o tram. Due buche, due nasialotti, due naseli. A chi la campa? Secondo te gli scarichi industriali sono i peggiori? Quelli sì. Quei tossici sono. Non so tutti quali siano. Gli scarici, cioè quelli che sono tossici, sono veramente la rovina. Finalmente è il guaio più grosso da sempre. Noi, le generazioni, per reagire a certe cose bisogna arrivare ai mali estremi. Perché qui sentiamo parlare per un anno di buchi nell'ozono, poi per 3 anni di sto buco non ci dice più niente nessuno. C'è, non c'è,
è grosso, è piccolo, cresce, c'è molta confusione sicuramente, è uno che dirige la parte ecologica di una nazione, deve avere idee molto chiare su quello che è l'ecologia, su quello che è il commercio, l'industria, su tutto, non solo sull'ecologia, se no diventa un rompicoglioni e basta. Noi continuiamo a buttare in mare tonnellate, tonnellate, tonnellate di porcheria col benestare di tutti. Ebbene, poi che il mare si sappia difendere da solo, questo non lo so, perché è probabile che lo riesca a fare, ma noi ce ne buttiamo delle porcherie dentro. E come ce ne buttiamo? Bisogna intanto, a mio avviso, essere educati un po', ognuno per conto nostro. Se noi nel nostro piccolo, quel poco, certo, quel certo. poco lo facessimo... Certo. Però ecco, sì. Però non devono venire a vedere se io butto il termometro che ha tanto mercurio così in mare e quelli no. che invece lo producono e lo scaricano. Fuori discussione. Siamo sempre lì, però, il grosso inquinatore, è l'industria. Non lo discuto. L'inquinamento che mi fa paura che è proprio per non è quello della spazzatura del bar che butta lo scarto di pompelmi e di bucce d'arancio in mare. No, no, quello non è sudiceria, è maleducazione, ma non è inquinamento. Sono le sostanze chimiche impropriamente buttate. Sì, ma al porto non c'è niente, nessuno che butta sostanze al limite ha fatto chimiche. Meno male, dico una bestialità, ha fatto meno male il petrolio dell'AVE in un arco di tempo di per me dico, l'AVE non ha fatto niente, non male. Dove c'è steso, sotto c'è uno strato asfaltato, hanno detto, non in acqua. Però devono uno può solo... umani morti anche. Può solo pensare, cosa può fare? Uno cosa può fare di fronte a determinate cose o... a monte di quello, perché è successo qui come poi è successo un'altra da un'altra parte, e uno dice, uno si augura che non succederà mai più, ma succederà di nuovo da qualche altra parte. Cosa bisogna fare? Non far più navigare le petroliere, si ferma tutto. Ormai il petrolio per il momento è ancora la base di dell'industria, delle cose. Si può limitare, adesso hanno fatto le nuove petroliere, sono a doppio scafo, sono fatte in una certa maniera. Ma perché è inquinato secondo te il petrolio? È chiaro che lì non ci nasce, non ci cresce niente. Non è vero, i pesci per un anno o due, poi... Per un anno o due quello che sarà. No, i pesci sono proprio lì, se vuoi vedere dei pesci. Ma tu vuoi vedere dei pesci? In tucatrame. Sì, in tucatrame, ti vedi i pesci, ti vedi i pesci. Vabbè, ma almeno li mangio quelli lì. Come non ti mangio? Vabbè, me li mangio senza saperlo. Sono ottimi, sono buoni, come gli altri. Era un giorno, adesso non mi ricordo che giorno, mercoledì, e ci chiama la nostra Toretta dicendoci che è una cosa grave. Allora abbiamo preso un rimorchiatore e siamo andati subito. E noi siamo arrivati, diciamo nel giro di da quando è successo, quando siamo arrivati, un'ora. La barca era ancora tutta fuori. E così era tutta, no, noi abbiamo fatto ancora il giro a vedere se c'era qualcuno in mare. E poi uno, le notizie sono 38, sono 32, 18 l'ha presi quelli, 4 l'ha preso. A contare, girato, che poi giravano di tutte le cose. Siamo andati tutto il pomeriggio e continuava esplosioni, cose. Poi la barca si è spezzata un pochettino, la prora è rimasta, si è piegata e da un grosso piccolo usciva fuori una massa di petrolio infuocato che si spandeva tutto sul mare e in certe cose si spegneva. Allora con quelle spingardone spingevamo. Abbiamo sentito i rimorchiatori in giro, spingevamo queste cose incombuste, queste macchie nere di nuovo nel fuoco e riprendevano fuoco.
di uno vede l'impotenza di poter fare, cosa fai? È come con un vulcano, cosa ci fai? È una nave che va lunga 300 metri, solo di nave, più tutta sta macchia è un chilometro quadrato di cosa, chi la spegne? E lì se finiva, che andava subito a fondo, si spegneva tutto, e ancora adesso da qui alla Costa Azzurra saremmo tutti neri, perché 140.000 tonnellate, non, la gente non ha idea di che cosa sia. Subito all'indomani siamo andati. Siamo andati subito all'indomani. Erano due dei miei che sono andati giù, che hanno messo subito i cavitelli. Io poi sono intervenuto, diciamo, all'indomani a vedere i problemi che c'erano, sia se c'erano delle perdite da poter tamponare subito, e dovevo controllare queste macchie che venivano fuori, da dove, se si era accumulato del materiale, e cercare di prelevarlo tramite una pompa per portarlo in superficie, e così è stato fatto. Era una nuvola nera, era una nuvola di polvere nera, perché la nave era ancora, non so come si può dire, insomma, stava ancora friggendo, si stava ancora imbevendo di acqua di mare, friggeva tutta, era come una sospensione di pulviscolo, nero e bollicine, insomma, non si capiva. Bisognava andare quasi a tastoni. Per un certo numero di giorni è bruciato parecchio petrolio, hanno fatto i loro conti e adesso ci sono queste gocce che vengono su, e si sta facendo il possibile per pulirlo. Insomma, comincia a prendere la forma del relitto vecchio. Allora si andava, a volte erano anche belli spettacoli, vedere la nave quasi tutta la struttura, vederla tutta di colpo è persino una bella cosa. Però nei primi giorni era triste. Il mare, io ho visto che si è ripreso parecchio, il nostro mare. E c'è molta vegetazione, come tutti i relitti si ricoprono del fascino del mare, no? Praticamente diventano tutte incrostazioni, vegetazioni, addirittura si trovano anche qualche aragosta, il pesce pascola un po' di più, invece appena affondata non c'erano tutti questi giri, questa vegetazione, questa vita, e finiranno per portarci i turisti a vedere, dice vieni che ti porto a vedere l'ave, e con 50-100 mila lire uno ci fa fare un giro sulle strutture alte dove c'è poco fondo, e sarà un relitto bellissimo da vedere, molto bello. Thank you.
quando parlano di pescherecci, no? Fanno tutto un album fascio. Parlano di spadare, sono pescherecci. Parlano di questo, sono pescherecci. Quando, non so, c'è stata la campagna contro i pescherecci per i delfini. Noi delfini proprio non... si fanno delle pernacchie lunghe un metro. Ne fanno tutto un uso di parola, che poi sembra siamo sempre noi criminali, che poi tra l'altro io, come la vedo io, no? Il delfino è un mio nemico, di conseguenza se posso lo faccio fuori, ma è giusto, è un nemico naturale, cosa mangia il delfino? Ma la gente si tiene a tutto, tiene anche alle foche, tiene anche alle balene, basta che una cosa profittaria tiene a tutta la gente, come c'è un cazzo la gente. O facho fundo, quinto mês do mangue, peixe pala, que é quando vê debele, o venha cá. É o posto de Anikia de Geneve, se supi de gambe, me brace neve, da lua canso, la canta o tambu. Eu louça canjo em travante o teu. Vulga te da vulga, prejuneiro. Esponja, esponja, o remo. Vem, meu jogo, telo. Io il pesce si è voluto fuori misura, in tutti i sensi, anche se poi a bocca lo stesso, cioè, alle volte il pesce vuol morire, a volte vuol vivere, a volte sbaglia, perché quando pensa di essere libero entra nella rete, oppure viceversa, però io vedo delle scene incredibili, c'è delle tonari volanti che fanno un cerchio per tonni. Ce l'hanno in mezzo, hanno già i bastoni in mano, vuol dire che hanno grado i granelli, sai che fanno sacca, no? Avere i pesci che ancora bullano nel centro, virare gli granelli, sparire tutto. Ma sono reti enormi, eppure ce la fanno ancora a salvarsi. Il mare io l'ho visto cambiare. Quando ero bambino il mare era sporco biologicamente. Poi negli anni è venuta la nafta, sono venute le petroliere, sono venuti gli inquinamenti e il mare è cambiato. È cambiata anche la vegetazione. Qui invece cosa si sta facendo? Si sta rovinando tutto, non solo per noi, ma per quelli che verranno. E noi non abbiamo il diritto. Non è solo un reato,
è una violenza che non si può perpetrare a carico di nessuno. Il progresso porta delle cose e te ne leva altre. Non lo porta, ti leva quasi tutto. Portano. Prendi da una parte e lasci dall'altra. Io sono per tornare indietro, in certe cose. Non è che sono contrario. Io sarei io per stabilizzare alcune cose. No, il progresso non ha portato al gran benessere. Anche il progresso così spicciolo, a bordo, telefax, via satellite, cose. Prima non c'era niente. Qui si viveva a macchina. Non è che e lavoravi tutto il giorno a scrivere a macchina. Non è che adesso io faccio due fotocopie e ho finito. Faccio il lavoro che facevo prima in un giorno in 20 minuti. E le altre faccio altre cose, però non c'è un rimando di benessere generale, è tutto un casino lo stesso. Comunque c'è stato un grosso progresso, ma lo abbiamo pagato molto caro e in molti casi in anticipo. Noi abbiamo già pagato cose che non abbiamo ancora ottenuto. La natura, no? È la cosa più bella che ci sia al mondo, di conseguenza mi devono instradare su quella cosa, mi devono far apprezzare quello che io non vedo. Io vedo qualcosa, però non riesco a vedere tutto. Io a bordo ho tenuto un missionario che ho portato dal Brasile a Rotterdam, era un irlandese, che era 10 anni che era nel Mato Grosso, che non era un bigottone, quei missionari lì così insegnano la vita, la gente qui, i diritti, tutte, che sono dei mezzi rivoluzionari. E lui la mattina veniva su, si metteva sulla letta, era una nave da 200 metri, una bella grande, 150 metri. E guardava, cose su, io facevo il mio lavoro e lui ogni tanto mi chiamava. Aveva le lacrime agli occhi. Quando nasceva il sole, mi diceva, ma guarda, e dico, bello, mi dice, no, tu non capisci. E dico, ma capisco. Io sicuramente non sentivo quello che sentiva lui. Non lo so. Lui si incazzava quasi, perché non mi vedeva commosso com'era lui, al di là che io stavo lavorando. Però lui mi interpretava ancora in una maniera più grande. Lui vedeva tutto quello che io non riuscivo a vedere. Cosa posso fare? Quello che posso fare è non fare io cose che partecipino a questo disastro ed eventualmente segnalare, riportare, rendere pubbliche le cose delle quali vengo a conoscenza. Più in là non sono in grado di andare. Questa consapevolezza l'hanno tutti che c'è l'inquinamento, hanno tutti consapevolezza che molte cose non vanno, ma hanno quasi tutti la consapevolezza della loro impotenza. Non produciamo più questo prodotto. E vabbè, qual è il risultato? Che immediatamente l'industriale ti dice, ah, io te ne lascio 5.000 a casa,
io te ne lascio 7.000 a casa, l'altro ne lascia 10.000. Eh sì che tu dici, ma io uccido mio nipote se inquino il mare. E l'altro ti dice, sì, ma io sto uccidendo mio figlio perché non gli do da mangiare. Cioè, è un po' troppo semplicistico aspettarsi che il consumatore venga sensibilizzato a non comprare un prodotto inquinante che l'industria e lo Stato lasciano mettere in commercio. La mia è una corresponsabilità, ma molto co, molto co. È molto più, ma molto più responsabile non solo quello che lo ha prodotto, ma quello che l'ha autorizzato a produrre, che è lo Stato. È un problema che non lo vedo un problema, che mi mancherà il verde, mi mancherà qualcosa di speciale. Preferisco avere una casa. Di conseguenza, se fanno delle case, più ne fanno, la possibilità di averne una ce l'hai. Cioè, onestamente, non sento questo problema, perché non lo vedo io, questo problema. Faccio un esempio. Si fanno vedere poi la televisione la cicogna sporca con le ali o il coso, ma sono minchiate fuori misura. E la gente, la opinione pubblica, che magari c'è un bambino che muore di fame, gli passa accanto e manca una nota, ma è l'uccello che è più pieno di trame, è lo scalpore. La nostra è l'era dello spettacolo, dello show. È importante tutto quello che ha un riflesso nell'immagine e nella trasmissione. Ho finito.